Che avete ascoltato, l'ultimo brano, è la March of the Angels del compositore Di Lorenzo. E allora voglio farvelo conoscere, questo compositore, giovanissimo compositore, che ha una bella storia da raccontarci. Chiamo sul palco Di Lorenzo. Un applauso. Buonasera. Benvenuto, abbiamo ascoltato il suo brano che lei ha composto e mi piacerebbe, insomma, questa Marcia degli Angeli, no? Ecco, com'è nata questa composizione e soprattutto anche se ci racconta in
maniera sintetica anche un po' la sua storia, che anche lei è un po' il simbolo di un'eccellenza, partito da un territorio e poi andato lontano. Ringrazio soprattutto, prima di tutto, l'orchestra che da molto tempo suona la mia musica. Noi abbiamo fatto in passato anche una tournée nella provincia di Brescia con tutta la mia musica sinfonica. Questa marcia è parte di una suite in tre movimenti di un'opera più grande di un'ora e mezza che è arrivata fino al Teatro Grande. Il maestro ha scelto questa marcia, credo, perché questa marcia è quello che ci viene sempre poi alla fine richiesto come bis, alla fine del concerto. Dal mio accento sentirete che sono molto bresciano. Tanto. Forse romano? Sono romano, sono nato a Roma, però prima di trasferirmi a Londra 20 anni fa ho studiato qui, al Conservatorio di Brescia, e ho vissuto a Palazzolo sull'Oglio per tanti anni. E sono stato adottato, spero. Sì, bravo. Bravo. E poi oggi dov'è? Oggi sono ancora a Londra, dove faccio due mestieri, quello di compositore e quello di fotografo, che mi permette anche di girare il mondo abbastanza spesso. E al momento, se volete vedere su Netflix, c'è un documentario che si chiama The Vanishing at the Cecil Hotel, che ha un po' di mia musica dentro, prodotto da Ron Howard, quello che faceva Ricky Cunningham a Happy Days. Bene, allora un applauso ovviamente. Ecco, un'altra eccellenza, abbiamo parlato di eccellenze del territorio, della cultura, della musica, e in bocca al lupo, e viva il lupo soprattutto. Grazie per l'ascolto, è per me un onore, io che sono ancora vivendo. Una delle cose belle, secondo me, se mi permette, l'Orchestra Sinfonica di Collimanici, che loro eseguono la musica dei compositori che non ci sono più, che hanno fatto la storia della cultura del nostro paese, ma per fortuna seguono anche gli appassionati di qua. Che hanno bisogno del consenso e del supporto del pubblico. Grazie Di Lorenzo. E allora noi concludiamo questa prima parte del concerto.